Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Moraka, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Moraka, wherever you get your podcasts. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Y. Da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Y Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre. Episodio doloroso, molto doloroso, perché questa è la fine, diceva Chaos in, in un vecchio brano, però non era proprio la fine. Invece adesso, adesso la fine è attuata. E la domanda che, che mi pongo dopo l'ascolto, durante l'ascolto di questo disco, è perché? perché Chaos si sente così sconfitto parliamo di uno che comunque la storia di questo, di questo genere l'ha fatta parliamo di uno che ovunque va a suonare ci sono degli adepti per lui io lo sapevo che Chaos la pandemia la stava vivendo male perché cazzo finalmente eh ha avuto diciamo quello che meritava da un punto di vista di carriera nel senso che comunque eh, suonava, stava lavorando tanto, eh, stava vivendo ehm, quello per cui ha lottato, quello per cui si è sacrificato una vita e fondamentalmente Chaos voleva andare in tour, voleva portare la sua roba, non è che chissà che, che, che si voleva inventare, e, è uno che l'hip pop veramente lo ha sentito dentro, lo ha portato avanti fino alla fine. Da qui adesso vi consiglio di tornare a riascoltare, domani sarà peggio, eh, magari subito dopo l'ascolto di questo podcast andate un attimo indietro perché in quella canzone c'è tutto. C'è il, il passato, che la canzone vecchia. è vecchia, c'è il, il presente di allora che è il presente diciamo, di caos anche di adesso perché è una scelta che ha portato concorrenza e c'è il futuro, il futuro è questo disco perché non smetterà mai di, di, di pompare, perché se questo è l'ultimo disco, se questa è la fine e Chaos continuerà a suonarlo per tutta la vita e, e quindi io mi sento proprio a pezzi nell'ascolto, mi, mi sono sentito nel, nel mentre ascoltavo perché è un, è un disco in cui Chaos eh, si sente in dovere di dire... Ho perso, depongo le armi, ma non è un discorso secondo me relativo alla carriera, ma relativo proprio al fatto che, che l'hip hop ha perso, nel senso che è finito, nel senso che ormai ehm, quello che è oggi non ha più nulla a che fare con quello che era. E siccome Chaos One è legato all'hip hop, come cioè, i Chaos One è hip hop, l'hip hop è Chaos One in Italia. Ed è talmente viscerale la cosa. Che anche se, magari, grazie all'ondata eh, commerciale del rap, lo stesso Caos ha avuto dei cachè più alti perché il mondo del rap ha, ha iniziato ad avere un business maggiore, anche se magari adesso le cose so vanno diversamente, anche se Caos potrebbe fare un, un, un singolo ogni sei mesi, un disco ogni due anni, e, continuare a suonare comunque vivere di questo, suonare con impianti coi contro cazzi, che è quello che, che sognava. Comunque il fatto che l'hip hop come ideale sia finito vuol dire che è finita per caos. È sempre stato uno che insomma ha portato un certo mood, eh, ha portato certe tematiche profonde, ma qui lo si sente anche metricamente eh, incapace di reinventarsi perché non lo vuole. Lui ha fatto un disco che, a parte diciamo il mix and master, è un disco che poteva essere fatto anche nel 94 tranquillamente e, e però insomma è stato fatto oggi a parte che le strumentali sono meravigliose e, insomma io parlo a livello stilistico per tutto il resto bisogna concentrarsi sul contenuto e cosa ci dice Chaos in questo disco? ci dice che il senso di vuoto è solo peggiorato quindi anche qui si va poi in una prospettiva molto eh, interna Molto, ehm, che, che riguarda insomma la sua sfera più intima. E quindi si inizia a far musica perché la musica colma quel senso di vuoto. Accadono tante cose, tra, dagli anni 90 ad oggi. Sono passati 30 anni, praticamente. Da quando Caos ha iniziato a pensare di fare il rap ad oggi, che fa questo disco: 30 anni. E il senso di vuoto è solo peggiorato, sopra un palco, sotto un palco, davanti a un computer, in studio. La verità è concreta, dice, ma è solo una minaccia. Quindi, non solo io sto solo peggio nel fare questa musica, ma la famosa ricerca della verità, che era la, la, la cosa più importante per un artista come Caos, per un artista e pop in quegli anni. È stata attuata. L'abbiamo vista la verità in faccia e la verità altro non è che una minaccia per questo il senso di vuoto peggiora perché forse è, è era meglio non saperla la verità. Come, cioè, il caos è come neo in Matrix: tutta la vita lotta per la pillola rossa e poi si ritrova a mangiare vitamine praticamente, cioè proteine in pasticche, in riso. Meglio gustarsi la bistecca, forse. Ti sei tolto le manette per ritrovarti in catene. Quindi, tutto il so delirio, tutta sta lotta per ehm, portare l'hip-hop al, al pari degli altri generi, ti togli finalmente le manette e sei in catene. E qui c'è una grande critica in alcuni brani in questo viaggio, perché è un, un disco che va ascoltato dalla prima all'ultima traccia. C'è un, un, una grande critica al sistema di oggi, al sistema eh, monetario a, a cui è legato il genere. Poi c'è l'uomo dei sogni, questa traccia in cui, cioè, dopo tante tracce di critica, tante tracce di, di dolore, l'uomo dei sogni dici: Ma allora c'è speranza? No. Perché l'uomo dei sogni rappresenta una fine dignitosa o un'agonia infinita. Quindi c'è questo discorso che la vita non, non ha una fine, un lieto fine, perché quando c'è la fine tu non te ne accorgi e finché sei vivo. La fine e l'agonia. E allora c'è la conclusione, no? Non del disco, ma la conclusione nel senso che eh, a seguito di tutto questo io voglio deliberare che mi prendo i miei sogni. Dice, questo, questo se li riprende, cioè non, non voglio più lasciare una cosa preziosa come i miei sogni e me li devo riprendere, non li metto più al bando, per questo non faccio più dischi, tra parentesi, questo, così l'ho interpretato io. E qui c'è anche l'autocitazione quando diceva I sogni in questa vita non ha data di scadenza. <ride> cioè questo disco, questa fine, da Mo che caos la stava sentita, da Mo che te la voleva dire, che la voleva raccontare, eh, ce l'ha dentro da parecchio. Però mentre nell'ultimo disco i concetti non è che sono poi così diversi, ma... Eh, c'è speranza, c'è come a dire: non è questo l'ultimo ballo, è ancora una critica forte, ho ancora la forza di combattere, sono ancora in guerra. Questo disco qua invece è il disco di, di un soldato che ha deposto le armi, che ha detto basta, io non voglio più combattere. E anche la scelta dei featuring, solo due, ma due. Che ci sono sempre stati, diciamo, per Caos: Coda del fomento. E, e di sia comando. E qui il Danno dice: Domani è un lusso che mi ucciderà. Proprio a dare la pennellata in quest'opera d'arte. E ora che tutti hanno ragione, risponde il Caos. Poco. Dopo, in, in un'altra traccia, qualcuno deve aver torto. È lui che si prende tutti i torti. È lui. Per questo chiodi è lui che, viene, che si automette sulla croce, perché potrebbe scappare come il Cristo, lui si mette sulla croce. Allora muoio io, ma non per resuscitare. Muoio e mi prendo i vostri peccati, io vi assolvo. Ma io sono qui con i chiodi addosso, perché mentre tu stai imparando che sbagliando si impara, qualcuno sta piantando dei chiodi sulla tua bara. E poi c'è l'ultima traccia che è un po' è forte, cioè è, è un ultimo sprazzo di rabbia. E, cioè, ok, abbiamo capito. Abbiamo, eh, stiamo elaborando il lutto, è la fine, ma te ne dico quattro un ultimo momento. Cioè, mh, poco prima di, di spegnermi, e lì che parte un attimo, no? Che tristezza, mm. è finita un'era. Io ho sentito l'esigenza di racchiudere quest'era in un podcast che si chiama Perché l'Hip Hop e lo dico che sta musica ci ha tradito, solo che Chaos so 30 anni che si sente tradito e Chaos diciamo che forse la causa dell'Hip Hop l'ha presa un po' più in mano di me che io ero uno spettatore, ero un fan, un rapper in erba, oggi sono uno che parla di musica Caos è l'Hip Hop, caos è la bandiera e questa bandiera adesso si alza ed è diventata bianca. Io voglio dire grazie al maestro Chaos, voglio, voglio dirgli che gli devo molto e che in questi giorni riascolterò tutta la sua discografia e perché voglio un attimo ricodermi questo meraviglioso cammino. Perché ragazzi è vero, la vita è così, si inizia e si finisce. Però... che, che meraviglia il viaggio. E mi dispiace perché è una fine triste questa, tristissima, ma del resto le storie più belle devono avere una fine triste. Non è la fine di uno che dice va bene così. È la fine di uno che dice ancora, ho ancora tanto da dire ma non, ma non ce la faccio più a parlare. La verità è che non finisce mai sta storia perché il caos sarà sempre su un palco a raccontare tutte le sue verità che ci ha detto negli anni. E poi chissà, magari è la fine, o magari la fine è solamente un nuovo inizio. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Niccolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.